Per tutti quelli che hanno aperto il video, grazie mille per guardare questo video che dura non poco, circa 20 minuti, ma dovete capire che questi progetti enormi come una Blaze Farm richiedono tempo sia per essere costruita sia per essere spiegata come va costruita, anche perché la fornace automatica non l'ho spiegata per niente, questa volevo almeno spiegarla largamente. Ovviamente in descrizione trovate il link per il download di un'immagine che servirà per fare questa Blaze Farm e noi ci vediamo nel video. Ciao! Cari iscritti, eccoci questa nuova puntata della Let's Play Survival di Minecraft. Oggi sono qui davanti al coso, alla bacheca delle missioni, perché devo aggiungere una cosa importante. Questa serie ormai sta diventando qualcosa di veramente morto e per questo ho deciso di fare una cosa, probabilmente il progetto più grande fino adesso, ma realizzato in uno dei miei mondi survival e che ho portato su YouTube. E allora cos'è che voglio fare? Una farm di... Pronti? Blaze. Con l'H finale perché fa figo. Oggi sì, infatti andremo a fare questa bellissima farm di Blaze perché le Blaze sono belle e sinceramente abbiamo lo spawner, ecco perché andiamo a farle. E guardate un po'. Sì, mi sono craftato 6 comparatori perché ci serviranno per questa cosa. Perché mi vedete livelli di meno? Perché dall'ultima volta che ho aggiunto le librerie ho fatto un po' di libri. Ho detto poco. Mi sono fatto knockback, efficiency, uno sweeping edge 2 che è buono come coso, looting, protection, power e altra roba. Mi sono craftato anche un incudine con... Si fa 3 blocchi di ferro, di conto 3 blocchi di ferro e pezzi di ferro normali e si fa così l'incudine. Se togliamo i blocchi ne faccio qualcosa che non dovrei fare. E cosa ho fatto con quei livelli? Mi sono fatto, se non sbaglio, un unbreaking 2. L'ho messo sulla spada con... Poi con quell'incudine. Quindi ho sprecato un bordello di livelli. Quindi oggi andiamo a fare questa bellissima farm di Blaze. Però prima di farla, voi sapete che le Blaze sono veramente cattive. Ok, qua sta cuocendo perché dopo ci serviranno molti blocchi per fare la farm. E cosa ci servirà per fare questa farm appunto? Ci servirà una pozione. Una pozione di cosa? Voi direte... Una pozione fire resistance. Perché fire resistance? Perché le blaze tirano le palle di fuoco. Allora, quindi per fare l'alambicco, che ci servirà per fare le pozioni, si fa così. Alambicco fatto. Dove lo mettiamo? Io direi per il momento lo possiamo appoggiare qua. Guardate che carino, mamma mia, che carino. Ok. E ci serviranno anche le bottiglie. Quindi ho due. Ho visto più o meno come si fa questa cosa. Quindi ta ta. Quindi mettiamo una. Che okay, guardate quanto. Cioè. È perfetto, poi dobbiamo fare un magma cream. Ok, aspettate, vado a vedere come si fa. Allora, ci serve una verruca del Nether. Abbiamo le verruche del Nether noi? Abbiamo le verruche? Abbiamo le verruche. Oddio, ah, ok, oddio, non so cosa ho detto. Comunque, abbiamo le verruche, perfetto. Quindi dobbiamo fare tac, tac. Certo, pure io sono furbo. Devo riempirle d'acqua, magari, sai. Poi, intanto, ho piantato altri alberi perché devono crescere. Perché ogni volta che passo qui mi spavento perché tirano le uova. Ah! Comunque, sto facendo crescere gli alberi perché questo legno mi piace tantissimo. Oh, chiudi la porta! Sì, sto urlando come non so cosa. Quindi, mettiamo queste qui dentro. Mettiamo la verruca del Nether. E adesso dobbiamo attendere che questo faccia questa cosa. Poi andremo a mettere il magma cream. E a quel punto. Devo aver messo il magma cream, se non sbaglio dobbiamo aggiungere un pezzo di redstone, sì, pezzo di redstone, per fare in modo che diventa potenziata, tanto di redstone non ci manca per niente. Qui intanto sta cuocendo il vetro, perfetto, mamma mia. Ok, awkward potion. Adesso mettiamo il magma cream e poi la redstone, così diventa una pozione di fire resistance da 8 minuti, se non ho sbagliato nulla. Eccole qua, che bello. Allora, io direi di farne anche una lanciabile. Che si fa con la glowstone. Un pezzo di glowstone. Andiamola. Ah, no, che stupido. Che con la glowstone? Mi sono sbagliato. Sì, ciao con la glowstone. Con la gunpowder. Tac. Allora, quindi una me la tengo così. L'altra me la faccio lanciabile perché... Allora, io direi di portarmi un paio di stack di terra. Perché non si sa mai. Magari mettete conto. Mi ritrovo morto. No, comunque. E perché ci serve questa? Oltre a non prendere fuoco. Questa pozione è utile anche perché, se non sbaglio, dovrebbe togliere tutto il knockback che ci fanno le Blaze. Quindi potrebbe essere molto utile nel caso noi dovessimo morire e non sopravvivere. Comunque io mi sto portando abbastanza blocchi, lascia dire di lasciarla qui a casa, tanto penso serva. Mi serve anche uno stack di cobblestone, sì, di cobblestone, di redstone, io me ne porto 32, non so se mi bastano, però dovrebbero perché non serve tantissimo. Mi serve anche una torcia di redstone qua, quindi tac. E due pistoni appiccicosi. Quindi facciamoli, tac, tac, fa tutte e due appiccicosi.
Ok, qua intanto ho fatto altre cose, non so come. Forse erano rimasti nel buffering. Comunque, non ne abbiamo tanti abbastanza. Quindi qua, ok. Volevo colorarli perché sono gli o rossi o arancioni se ce l'abbiamo. Arancioni non l'abbiamo, rosso neanche. Ok, quindi facciamo i nostri coloranti rossi e gialli. Così facciamo il nostro arancione. Pam. Ne ho fatto troppo, lo so. Adesso andiamo qua, facciamo così. Dentro andiamo qua, facciamo così. 1, 2, 3, 4. Perché non ne faccio di più? Perché penso che non servano. Perché adesso, invece di lasciarli blocchi normali, dovremmo fare così. Uno stack e 16 dovrebbero bastare. Sì. Quindi, ok, allora mi sono fatto anche due quartz. Sì, due. 6 quartz pillar, perché mi serviranno per la stanza di sotto, che si fanno con due blocchi così. Quindi uno, due, ma non ce l'ho, però va bene. Questo lo rimettiamo via. Mi serviranno anche. Penso di aver preso tutto. Questi ce li portiamo tutti. Tanto poi ne prenderò altri da lì. Mi porto anche un po' di cibo perché dovrò rimanerci un bel polli. Quindi, polli, vabbè, basta. Questo è quello di cui avremo bisogno. Molti stack, adesso ne ho soltanto due, però mi serviranno circa 4 stack, se non di più, di blocchi da costruzione. Blocchi per fare le impalcature varie. Blocchi ancora da costruzione perché ci servirà. Io voglio fare anche la gabbia. Cioè, prima faccio la gabbia intorno e poi riempio dentro con quest'altri. Un blocco trasparente, quindi può essere una fence, in questo caso sto portando un blocco di vetro colorato, così, arancioni, ne porto due perché tanto so che sbaglierò. Alcuni altri blocchi colorati, giusto per bellezza, perché li andrò a mettere nella parte davanti della farm, in modo che potremo vedere quello che succede dentro. Due sticky piston, 6 redstone comparator, una torcia di redstone, un po' di redstone, e altri blocchi da decorazione a piacimento. Ah, e mi stavo sbagliando perché devo portarmi anche altre cose. Allora, prima di tutto un hopper. Quindi vi ricordo, l'hopper si fa con una chest e il ferro messo così. Ok, a V. Quindi un hopper e un tappetino arancioni. O comunque un tappetino di un colore che vi pare. Io in questo caso ce l'ho bianco. Non so se prima devo fare così. Penso di sì. E poi così il tappetino. Ok. E quindi vi dovete portare anche qualche tappetino. Poi vi servirà altro vetro. Ok. E infine penso che abbiamo preso tutto. Un'altra cassa. Ovviamente mi porto anche un po' di torce perché non si sa mai. Se volete potete portare pure il cagnolino, ma ve lo sconsiglio tantissimo perché potrebbe morire. Dovreste portarvi tanto di quel cibo che voi dovreste rimanere senza e lui dovrebbe mangiare come. Quindi no, non portatevelo. Mi sono fatto 32 torce così. Buongiorno, signor Pigman. Allora, il mio spawner, che spawn, è più o meno là, se non sbaglio. Mai più, Ricky. Mai più, mai più. Ma il bello è che prima le cose le faccio tranquillo. E poi mi rendo conto di cosa ho fatto. Allora, lì è il nostro spawner. Ok, quello è il nostro spawner. Vabbè, pure il ghast. Mamma mia. Neanche ho iniziato a lavorare. Già il ghast arriva. Io voglio buttare giù. Tipo, butto giù questa qui e ci rivediamo dopo. Ok, io ho praticamente 4 stack, 5 stack alla fine, perché mi rompo pure qua un po'. Senza considerare quelli là che poi andrò a recuperare distruggendo quella specie di gabbietta là che c'hanno loro. Ok, più o meno sì, ho 5 stack più uno che sta tutto quello devo rompere. E quindi adesso dobbiamo iniziare. Subitamente mi porto questi blocchi, ci serviranno molti blocchi, forse 2 stack non mi bastano. Perché dobbiamo impedirgli di spawnare. Come si fa? Noi siamo pronti con la nostra pozione. Ricordate che non ci fanno danno da fuoco, però con le loro palle di fuoco, però ci fanno comunque danno se sto. Ci fanno comunque danno se li andiamo addosso. Tate, questa già mi vuole malissimo. Boh, spawneranno e le uccido subito. Tanto no, iniziamo a coprire. Allora, dobbiamo coprire per ogni lato di 4, quindi 1, 2, 3, 4. Ora ho coperto tutto di sicuro. Ho coperto tutto. Ok, sono despawnate tutte. Non dovrebbero neanche più spawnare, se non sbaglio, perché abbiamo coperto tutta l'area di spawn.
Perché questa è l'area in cui può spawnare una blaze dallo spawner. E noi l'abbiamo coperta tutta. Adesso dobbiamo creare la gabbia. E quello sì, è un altro lavoraccio. E non mi basterà neanche questa volta il piccone. Allora, avete presente questa zona? Ok, dobbiamo fare. Adesso qui dovrebbe esserci lo spawner. Qua, ok, eccolo qua. Sotto non dovrebbero poter spawnare. Nel caso runniamo e basta. Ok, no, non spawnano qui sotto. Ah, non potete spawnare. Ah, quanto posso godere. Quanto godo. Quanto godo. Adesso però evitiamo di rompere lo spawner che ci serve. Dallo spawner dobbiamo contare 6 blocchi. Quindi 1, 2, 3 in giù, 4, 5, 6. Quindi, aspetta, continuo a mettere 3. Quindi 4, 5. E il sesto è quello lì sotto. Ammazza. Tranquilli, non dobbiamo coprire tutta questa cosa. Anche questa con. Ok, anche questa con tutta terra. No, no, è solo per ricordarmi una cosa. Ricordarmi, poi è bellissimo detto così. E per farlo dovreste trovare gli spawner, quelli là incastrati nella Netherrack, che sono molto meglio di questo. Adesso cosa sto facendo? Sto scavando, tenendo conto di questa cosa, tutta un'area. Tutta un'area che sarà poi la gabbia dove andranno a spawnare questi affari. Eh sì, c'è tanto lavoro da fare ancora. Voi pensavate che era finito, invece no. Guardate qua che cosa ho scavato. Vi ricordate qua i 6 blocchi? Qua ho creato una piattaforma. Semplicemente ho aggiunto dei blocchi. Qua alla fine, perché questa qui centrale c'era un pillar enorme, questo coso. E ho rotto tutti i blocchi che non servivano. Più avanti dovremo rompere anche questi perché non ci servono, ma per il momento li lasciamo. Adesso cosa dobbiamo fare? Allora, adesso qua dobbiamo spostarci angolarmente qua. Quindi questa qui è la nostra piattaforma corrispondente a questo. Ci spostiamo qua, quindi esterno di uno. Sì. E facciamo un pillar, uno. Magari però togliamo lo scudo che non vorrei failare male, ok. Costruiamo fino qua e aggiungiamo un blocco. E dovremmo fare questo per tutti gli angoli, ma io per il momento faccio soltanto la gabbia esterna, poi lo rifarò dopo. Per gabbia esterna intendo questo. Ok, quindi questa è la prima. Dove erano queste? Vabbè, va bene, non mi lamento. Questa è la prima gabbia, adesso dobbiamo fare anche quella giù. Scendiamo e dobbiamo farla la stessa cosa qua. Quindi probabilmente questi poi li andrò a rompere. Intanto facciamolo qua. Dovrei tornare a casa per fare sta cosa. Comunque vabbè, vi faccio vedere quello che dobbiamo fare adesso. Allora, prendete. Allora, quindi adesso immaginate che ci sia tutta la gabbia, tutta la struttura della gabbia esterna. Poi dovete prendere un paio di stack, più o meno, perché tanto ne servirà uno e mezzo. E per ogni lato, cioè per tutti i lati, quindi questo, quello, quello, sopra e sotto. A parte questo qua, però se volete anche questo, dobbiamo riempirlo tutto. Vabbè, io non so che altro dirvi se non ci vediamo dopo che vado a prendere qualcosa a casa per continuare questa costruzione bellissima. Ok, abbiamo finito tutto, adesso posso anche togliere questa che tanto non serve più. Era soltanto per calcolare lo spazio e non è per impedire spawn di niente. Oh mio Dio, mi fa paura. Adesso dobbiamo fare una cosa particolare. Vedete qua lo spawner? Qua. Quindi questo blocco lo rompiamo. Dobbiamo rompere anche tutti questi qua in fila. E piazzate uno. Due blocchi sotto, perché adesso lo spiego. Intanto rompiamo questo perché dobbiamo fare tipo così, così e poi così di nuovo. Ok, perché adesso dobbiamo rompere tutti questi altri di nuovo. Dobbiamo fare un buco profondo 2 che va da qua fino all'altra parte. Quindi adesso abbiamo fatto questa cosa. Ovviamente potete farla invece che vada così a qua, potete farla che vada più o meno qua, sì, a là. Però come volete voi. Adesso faccio così perché qua è l'ingresso, volevo fare qualcosa di bello. Adesso cosa dovete fare? Ricordatevi intanto di togliere le torce quando avete fatto. Però non è indispensabile adesso. Adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo prendere il blocco centrale, scavate. C'ho il singhiozzo. Dovete scavare di 5 da qua. 1, quindi 2, 3, 4, 5. Ok, è sicuro. Adesso ritorniamo qui sopra. E dovreste, dopo aver mangiato, buttarvi lì sotto. Perché dobbiamo costruire una piattaforma lì sotto. Io vi consiglio di farla 5x5. Quindi questo è il punto. Aspetta, dobbiamo fare un'altra cosa prima. Quindi così. Così. Questo è il punto dove arriveranno loro. Poi dopo ci andremo a mettere il coso. Adesso dobbiamo fare da qui. Quindi scaviamo un blocco più in basso. E a questa altezza ci spagniamo di 4. Anzi, di 2 verso di qua e di 2 verso quest'altra parte. E volevi che non avevo il piccone. Lo sapevo. Ok, quindi qua ho fatto 5. Dobbiamo fare 5 anche di là. E voi direte, Enrico, come faccio ad andare da qui sopra ad un'altra parte, visto che questa poi sarà la parte dove cadranno le blaze? Potreste fare tipo aspetta, qua, ok, quindi qua salgo. Dovrei sbucare dove prima ho fatto la piattaforma piccolina, quindi rompiamo quel coso, rompiti. Dovete allargare anche questa, basta che ve la sistemate come volete, adesso faccio così e basta. Ok, e adesso qua andiamo a prendere le nostre
Ok, comunque prendete il tappeto, un blocco trasparente, quello che avete scelto prima, ahia, le trapdoor, una torcia di redstone, comparatori, i due pistoni e basta. In realtà mi sono dimenticato anche una leva e un bottone. Però, vabbè, quelli là poi li vado a prendere dopo, quindi prendiamo le nostre trapdoor e le mettiamo tutte così. Le apriamo tutte, ne mettiamo un'altra qua, così. Adesso dovremo salire. Ok, e lì sotto adesso per comodità riscendo così. Rompiamo questo blocco che abbiamo messo prima, ci mettiamo il nostro hopper che però deve guardare un blocco che sta lì. Rompo questo e ci dobbiamo mettere dopo la cosa, come si chiama? La cesta, perché adesso non l'ho portata e quindi. Poi dobbiamo fare i meccanismi. Allora, il primo meccanismo è molto semplice, infatti dobbiamo mettere. Allora, fate finta che qui c'entra la nostra leva, quindi adesso la metto questa. Comunque, fate finta che questa è una leva. Poi dobbiamo fare così. Torcia, blocco e poi qui sopra che deve essere così. Si aprirà ovviamente. Ok, chiudete. Adesso mettete il blocco trasparente che avete scelto. Adesso metto questo. E cosa succede? Quando noi andremo ad attivare la leva, si attiverà l'impulso al blocco. Questa torcia si spegnerà, quindi succederà questo. E quello si ritrarrà. Ovviamente non si romperà la torcia, però adesso non potevo farvelo vedere se non in altro modo. E questo cosa serve? Perché quando noi andremo a colpire le blaze che stanno qui, avremo qualche possibilità di colpire anche quelle sopra. E quelle sopra ovviamente non sono danneggiate da un sistema che adesso faremo qua. Praticamente adesso facciamo un sistema che ce le lascia con mezzo cuore più o meno. E noi poi possiamo ucciderle male. Facciamo anche qua il meccanismo. Schiaviamo di due blocchi, non riesco a salire. Mettiamo il blocco. Un blocco solido questa volta, quindi un netherbrick va benissimo. E cosa dobbiamo fare? Qua ci sarà il nostro. Ma la tolgo. Qua ci sarà il nostro pulsante. Il pulsante che cosa deve fare? Dietro al pulsante dobbiamo costruire questa piattaforma. Guardate un po' cosa sto facendo. Al pulsante scavate due. Allora, mi stavo sbagliando. Dobbiamo rompere questo, rompere anche questo e questo. Perché se ci pensate, qua ci sarà il nostro pistone. Sì, il nostro pulsante. Adesso fate finta che sia un pulsante. Cosa dobbiamo fare? Redstone, due pezzi. I comparatori che ci siamo craftati prima. Quindi ta, ta, ta. Quindi tre da questa parte. Redstone di qua. Ta ta ta. Blocco. Cosa succederà quando noi. Aspettate. Andremo ad azionare l'impulso. Passerà qua. Verrà rallentato in un modo che io non comprendo ancora. Arriverà qua. No, in realtà funziona in un altro modo. Cioè, no, non lo so perché non l'ho mai visto. Comunque li lascia con mezzo cuore. Basta che sappiamo quello. Ok, qua potete richiudere come preferite. Faccio così semplicemente. E abbiamo il nostro sistema. Dovrei andare a prendere anche le altre cose, però. Non mi va, così funziona in ogni caso. Qui ricordate la leva e qui il pulsante. In realtà non ho coperto tutto perché di sopra non l'ho fatto, quindi vado a farlo adesso. Ce l'ho abbastanza blocchi. A voi e a te se c'ho abbastanza blocchi. Mettete questo blocco qua, è in realtà ho sbagliato perché dovrebbe essere un blocco ancora più alta. Quindi facciamo sì, dobbiamo farla. Questo pigman mi spaventa a morte. Non ho fatto nulla, è stato lui. È stato lui. In realtà prima mi sono sbagliato perché, ok, non spawnano, va bene. Però questa cosa, la gabbia, dovete allungarla di uno verso l'alto. Ok, poi dobbiamo coprire questo tutto quanto perché ovviamente ho dimenticato, quindi bisogna coprire anche qua. Ho finito la farm, non ci credo. È stata un'impresa. Aspetta, ho finito. Avanti un altro. Ecco quello che vi dicevo, guardate quanti ne entrano alla volta. Noi facciamo così. Adesso moriranno quasi tutte, cioè moriranno più o meno. Io cosa faccio dopo? Con la mia spadina, che poi mi porterò una spada di legno, che non voglio sprecare questa. Guardate che faccio. Bam! L'importante è non andate mai qua o là, perché sennò le blaze si arrabbiano con voi. Vogliono sparare. Adesso chiudiamo, uccidiamole. E poi sono cavoli, perché se vi vogliono uccidere, dopo iniziano a sparare, uccidono le altre e si scombussola tutto. Dovete uscire e rientrare dal mondo. No, in realtà dovete uscire e rientrare nel Nether. Lì. Ecco, piano piano scendono. Mo, aspettiamo la terza e basta. Una cosa, se vi lagga dovete fare option video settings. Io adesso ho l'Optifine, quindi devo fare animation e particle decreased, dovete metterle a minimal. E vedete che il fumo sparisce tutto, quasi del tutto. Io ovviamente non voglio giocare in questo modo perché mi fa schifo. E quindi faccio così. Quindi vedo un po' di fumo e basta. Quindi aspettiamo la terza Blaze. Signora Blaze vuole. Ok. Chiudete sopra. Aprite qua. Vedete la spada che vi ho detto prima, quindi quella con looting e tutto quanto. Quando le blaze si bloccano qui, in realtà non è che si bloccano, è un glitch. Cosa fate voi? Fate ta. E un secondo, non capisco perché ne chiedono due. Guardate, ho fatto un livello con una botta sola. Io quindi con la Blaze Farm alle mie spalle posso dirvi che per questo video è tutto. Se vi è piaciuto lasciate like, commentate, iscrivetevi. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!